Siamo all'interno di un sommergibile a Torino ed è curioso ovviamente essere a Torino, in una regione in cui non c'è il mare, in cui c'è un sommergibile. Questo sommergibile è dedicato il nome ad Andrea Provana, che è stato il conduttore, uno dei vincitori della battaglia di Lepanto nel 1571, quando i Savoia partecipano con 3 navi alla battaglia di Lepanto. Quindi questo è Andrea Provana, che era conte di Leni, e viene dedicato il nome di questo sommergibile che nasce nel 1918 e finisce la sua carriera praticamente 10 anni dopo. Partecipa a delle operazioni nella Prima Guerra Mondiale, non affondando navigo, ma di perlustrazione, e si trova qui dal 1928 in occasione della Festa della Scienza e della Tecnica organizzata da Casa Savoia a Torino. I marinai di allora decidono chiedono l'autorizzazione di tenere questo sommergibile qui, e quindi a Ponte Isabella, per chi vuole venire a visitare, basta telefonare all'Associazione Nazionale Marina d'Italia, può venire a visitare questo strumento che è l'unico, tecnologicamente parlando, esemplare della Prima Guerra Mondiale come tecnologia applicata ai battelli militari, quindi ai sommergibili.